Il Molciano cerca di sfatare i tabù 0 punti e 0 vittorie. Lo fa contro un Tropical Coriano che continua i duelli a distanza con Ronco e Del Wise in vetta alla classifica. La squadra di casa viene premiata con la Coppa in virtù del campionato vinto nella passata edizione inerente alla prima categoria Girone H. In certi casi si dice meglio tardi che mai, e prendendo spunto da questo il fattore sblocco, il Molciano cerca di eliminarlo già d'inizio gara quando Brisigotti pennella per Gambuti, cui il colpo di testa termina alto. Al 23esimo si fa male Briad, infortunio grave per il numero 7 del Tropical Coriano, a cui facciamo i nostri auguri di pronta guarigione. Come vedete, i compagni trasportano il giocatore al di fuori del rettangolo di gioco. Il Molciano continua ad avere iniziativa in fase offensiva, ma Brisigotti qui si gira bene ma non trova lo specchio della porta. Ad inizio ripresa il Coriano passa. Dal dischetto a sbloccare la partita ci pensa il numero 10 Vitaglioli, che spiazza il portiere di casa. Il Molciano poco dopo recrimina per un doppio fallo in area di rigore, ma il direttore di gara in questo caso sorvola. Qui forse il Molciano spiega il perché della casella 0 punti fino a questo momento. Mencarelli inventa per Rotondi, che davanti a Romani spreca così il possibile gol che poteva riaprire i giochi. Il Coriano ringrazia trovando il raddoppio nuovamente con Matteo Vitaglioli. Lo stesso nazionale sammarinese si ripete poco dopo con un'azione fotocopia, quando la sfera indirizzata verso lo specchio della porta viene depositata per sicurezza in fondo a sacco da Agliachei. Il Molciano cerca il gol della bandiera, ma Rotondi trova un grande Romani a dirgli di no. Non è giornata e lo zero in casella punti si fa sempre più preoccupante alla ricerca dell'identità perduta per gli uomini di casa.